Finanziare start-up per migliorare la vivibilità della nostra città, ma anche per dare ai giovani imprenditori la possibilità di investire e rimanere nel territorio che li ha formati. E questo è lo scopo del premio Start-Cup Odcheck Competition 2016, andato in scena ieri presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli. La competizione ha visto la partecipazione di numerose idee e aziende che maggiormente si sono distinte nell'ultimo anno. Ma quanto è importante il ruolo del dottore commercialista per la nascita di un'impresa, ce lo spiegano il presidente dell'Ordine, Vincenzo Moretta, e Liliana Speranza, consigliere delegato dell'Odcheck Napoli. Il commercialista è un po' il padre putativo delle start-up, perché assiste nella fase iniziale, nei vari adempimenti burocratici, ma soprattutto anche consigliando all'impresa che magari ha una bellissima idea da realizzare ma ignora tutto il resto. Nascono le start-up ma hanno bisogno di professionisti che aiutano le start-up a crescere. Abbiamo nel 5.943 start-up giugno 2016 un incremento di 500, però il fatturato delle start-up è ancora basso, 20.000 come media è poco, c'è necessità di aiutare queste imprese a stare sul mercato. A premiare i giovani imprenditori anche il presidente della BCC di Napoli, Amedeo Manzo, che nell'ultimo anno ha finanziato tantissime neoimprese nate dal coraggio di giovani napoletani. Sì, è un'attività che può sembrare particolarmente articolata, ma in effetti se il giovane, la start-up, l'impresa è affiancata da un buon professionista che ne decodifica le volontà, le prospettive, le proiezioni, i conti economici di previsione, questa è un'attività tipica. Noi in banca abbiamo strutturato una sezione apposita, abbiamo del personale adeguatamente formato anche a invocare le garanzie per le start-up innovative e le start-up in genere gestite dal Fondo del Mediocredito Centrale per le piccole e piccolissime imprese.